We have here with us Angelo Tofolo, Italian Under Secretary of State for Defense. Buongiorno a tutti e benvenuti a CyberTech Europe 2019. Perdonerete se mi alternerò un po' tra inglese e italiano. È la quarta edizione qui in Italia, a Roma, un'iniziativa che a livello mondiale parte da Israele ed è per me la seconda volta, dopo l'anno scorso, da sottosegretario di Stato alla Difesa, ed è un grande onore nonché un grande piacere. And good morning, everybody. It is a pleasure for me to be here at CyberTech Europe for the second time in my capacity as Under Secretary of State for Defense. Technological development and its impact on cyber domain characterize our time at a global level. CyberTech 2019 is a great opportunity to ponder the advantages offered by the internet and, of course, the challenges we are confronted with. We are presented with a host of opportunities as well as risks. Therefore, we must pay due attention to security in cyber domain. Se ricorderete il mio intervento dell'anno scorso, ci confrontammo sul fatto di come fosse divenuta la nostra società. I maggiori analisti di oggi parlano di società digitale. Se guardiamo gli ultimi decenni da Ulrich Beck, Bauman, società del rischio, società liquida, oggi la gran parte degli analisti definisce questa società come una società digitale. E abbiamo parlato di quella che è la nuova, ovviamente, rivoluzione umana, rivoluzione tecnologica, che offre tantissime opportunità, ma al tempo stesso ha fatto crescere un grande fabbisogno di sicurezza nel dominio cibernetico. E l'anno scorso ci siamo dati i compiti per casa. Io ascolterò con grande attenzione questi due giorni interventi dei nostri ospiti degli altri paesi e devo dire con grande orgoglio, con grande felicità, l'Italia quest'anno ha fatto notevoli e ulteriori passi in avanti. Italy is making significant steps forward in this sector. And in defense, under the accurate guidance of the Presidency of the Council of Ministers, is one of the main actors of Italy's so-called country system. At the beginning of this year, the defense kicked off a harmonization process aimed at making its information communication technology structure more effective, increase security, data access, streamline decision-making processes and response speed are the essential features of the new project that, I hope, will be implemented at the defense ministry level as soon as possible. Se guardiamo velocemente gli ultimi 10 anni, io parlo sì come componente del governo, ma vorrei parlare oggi come sistema paese, perché sulla sicurezza cibernetica e quindi sulla sicurezza nazionale abbiamo fatto squadra, lo facciamo da diversi anni e cito velocemente quello che fu un primo decreto importante, il decreto Monti, che andò a disegnare un primo quadro sulla sicurezza cibernetica, quindi all'interno della più ampia sicurezza nazionale, il decreto poi Gentiloni che andava ad attribuire la responsabilità, la governance della sicurezza cibernetica alla presidenza del Consiglio, quindi il DIS, il Dipartimento di Informazione e della Sicurezza, la nostra intelligence, e devo dire che quest'anno, grazie all'importante lavoro quindi fatto dalla nostra comunità, la comunità italiana, con un occhio sempre rivolto all'Europa, e cito soltanto la NIST, Network Information System, giusto per ricordarci, che andava a fissare dei parametri minimi di sicurezza per i fornitori di beni essenziali. Ebbene, grazie, devo dire, a tutta la nostra amministrazione, la pubblica amministrazione che si occupa in primis della Presidenza del Consiglio di questa tematica, come è stato detto poc'anzi, quest'anno, proprio pochi giorni fa, il 19 settembre, è nato il perimetro di sicurezza nazionale, c'è stata un'estensione su quella che è la Golden Power, applicabile sia alla tecnologia 5G con il CQCN, il Centro di Validazione e Certificazione, che è sotto la competenza del MISE, ma non mi addentro molto su questo perché sicuramente ci saranno persone ben più esperte di me che nell'arco della giornata racconteranno
nei dettagli ciò che è stato fatto. In this regard, public institutions play a fundamental role. The same is true for private actors. The defense industry is a strategic asset for the country, and cyber sector is developing at extremely fast rate. In field, Italy rests on solid ground. However, there is still a lot that we can do and must do. Over the next few months, the government will be committed to invest in technology innovation by implementing an action plan that will lead Italy to excel at the global level in the most challenging fields. Come difesa, quest'anno abbiamo fatto un importante lavoro con il gruppo di progetto C5SAR, dove abbiamo un po' revisionato all'interno della pubblica amministrazione della difesa tutti quelli che sono gli uffici che si occupano di materia cibernetica, ed è un lavoro, come dire, molto importante portato avanti grazie alla sensibilità dell'ex ministro della difesa, e devo dire siamo stati fortunati con il ministro della difesa, al quale porto i saluti, il ministro Guerini, ex presidente del COPASI, quindi una spiccata sensibilità alla sicurezza nazionale. Questo lavoro proseguirà con grande attenzione e in soldoni, per semplificare, la materia cibernetica all'interno del Ministero della Difesa, oggi c'è il CIO, il Comando Interforze Operazioni Cibernetiche, sarà alzato a un livello di 3 stelle, per cui il Dicastero della Difesa darà maggiore importanza a questa materia. E così sto sollecitando tutti i miei omologhi, sottosegretari, viceministri, ministri all'interno degli altri dicasteri per far crescere la materia. Il quadro l'abbiamo già raccontato l'anno scorso a livello geopolitico globale, è quello di una nuova polarizzazione, una nuova contrapposizione tra un blocco occidentale che vede come lead gli Stati Uniti d'America, un blocco orientale, asiatico, che vede come lead la Cina. Ebbene, noi ci chiedemmo cosa noi, Europa, volevamo fare in questa partita, se sprofondare nel mezzo oppure emergere. Ebbene, io sono certo che ogni paese avrà fatto la sua parte. Noi, Italia, proprio in queste ultime settimane abbiamo concluso un importante lavoro che è andato avanti da un anno, poi ci saranno ovviamente successivi decreti attuativi per andare a specificare ancora meglio quelli che saranno gli interventi in materia di sicurezza cibernetica, però soltanto creando un sistema paese, devo dire, ora non voglio citare nessuno perché farei un torto agli altri, perché devo dire che in questi ultimi anni la comunità cibernetica, del mondo cibernetico, accademico, della pubblica amministrazione, anche governativo, sono appassionato da sempre di questi temi, è cresciuta moltissimo, quindi eravamo 3-4 gatti, oggi ci sono decine, centinaia di persone con altissima competenza che si uniscono ogni giorno per migliorare quello del nostro paese. Bisogna fare sistema con le grandi aziende, ringrazio ovviamente Leonardo in primis e Accenture e tutte, poi ovviamente tutte le altre, stakeholders che oggi sono qui. Saluto anche welcome to the President of Armenia, grazie per la presenza che denota la sensibilità anche di altri paesi che ci stanno guardando con grande attenzione. Dobbiamo fare squadra in Europa, dobbiamo lavorare sui tavoli internazionali. Io credo che quest'anno l'Italia abbia fatto il passo in avanti rispetto ad altri paesi e possa, ecco, mettersi in prima fascia in Europa per contribuire a scrivere quelle che già stiamo scrivendo, quelle che saranno le nuove regole globali della sicurezza. Purtroppo spesso quando entriamo nel merito, nel dettaglio di questo mondo sempre più complesso del dominio cibernetico, c'è il problema dell'attribution, dove spesso mi diletto da ingegnere a parlare di questa materia, che ancora oggi è un nodo che arriva sempre al pettine, e riconoscere quindi un paese, un attaccante, un ente attaccante, per poi poter legalmente, così come previsto per legge, oggi non si può nemmeno ovviamente in ambito europeo, un ambito NATO, nonostante il dominio cibernetico sia stato riconosciuto come dominio di operazioni, quindi dominio di guerra. Io credo che la direzione, l'ho visto anche l'anno scorso, è quella, e noi dobbiamo essere pronti. L'Italia lo sta facendo, e ho parlato proprio di recente con il ministro Guerini e con il presidente del Consiglio, il professor Giuseppe Conte, e oggi mi fa piacere anche annunciare qui anche un altro importante lavoro che ha stretto contatto con quello del dominio cibernetico, del dominio spaziale, con, ecco, un nuovo lavoro che avvierà anche la difesa, che sapete Comit regola la governance dello spazio alla presidenza del Consiglio, poi ogni dicastero, il MIT, il MIO, il MIPAC, la difesa,
a seconda di quelle che sono le proprie competenze, deve fare la sua parte. Noi come difesa, ecco, inizieremo presto una progettualità che porterà alla creazione di un comando spazio. L'ha fatto la Francia prima di noi, l'ha fatto gli Stati Uniti da un bel po' di tempo, ovviamente hanno risorse ben più ampie, però adesso ecco, anche la difesa si è messa a tavolino per andare a lavorare su una progettualità riguardante lo spazio, quindi con un futuro comando spazio per essere un braccio operativo della Presidenza del Consiglio che per legge ovviamente la governance del settore spazio. Thank you very much for your attention and wish you a fruitful meeting e auguro a tutti 48 ore di full immersion del mondo cibernetico dove potremo noi come Italia e altri paesi scambiare importanti informazioni anche qui oggi. Ringrazio ancora chi ha organizzato e diamoci da fare perché la tecnologia cambia velocissimamente, ci vogliamo garantire la sicurezza alle future generazioni. Non sono tanto vecchio, però lo dico spesso, faccio fatica a stare dietro alle nuove applicazioni che nascono ogni giorno e quello che stiamo vedendo sotto gli occhi di tutti è una nuova generazione, un'onda che sta arrivando, che non è nemmeno formata a utilizzare il nuovo dominio cibernetico e la classe dirigente, anche davanti alla scuola, ovviamente all'università, che dovrebbe formare questa nuova generazione di nativi digitali non ha forse spesso nemmeno le competenze dovute se non in piccole quantità. Quindi questo è un po' la sfida che abbiamo noi come Italia, noi come Europa. Io spero che queste 48 ore saranno importanti e questo sicuramente lo saranno e riusciremo a fare poi la sintesi dei lavori futuri che ci aspetteranno sui tavoli internazionali. Grazie a tutti e buona giornata.